La celebrazione solenne nella cattedrale di San Pietro Apostolo alla presenza delle massime autorità cittadine, poi l'incontro con gli studenti al fine di far conoscere attraverso un momento di confronto e dibattito l'istituto prefettizio. È una giornata interamente dedicata alla festività di Sant'Ambrogio, patrono del corpo prefettizio, quella organizzata dalla prefettura oggi a Isernia. La festa è stata istituita nel 2005 e per la prima volta viene celebrata nel capoluogo di provincia. Noi ci ispiriamo nella nostra attività quotidiana a quelli che sono non solo i valori cristiani, ma anche a quello che era il comportamento, l'atteggiamento di Sant'Ambrogio, che è stato il primo prefetto, nel garantire l'equilibrio necessario nel governare il territorio. Noi non governiamo il territorio, ma facciamo coordinamento formativo del territorio a partire dalla conoscenza del territorio, di quelli che sono i fenomeni principali, e cerchiamo di garantire un certo equilibrio, sempre alla luce dei principi costituzionali, equilibrio fra gli enti territoriali, gli enti locali e con il governo centrale. La giornata poi prosegue con l'incontro dei giovani delle scuole secondarie di secondo grado individuati tra i componenti della consulta provinciale di Isernia, i quali hanno donato al prefetto Tancredi un logo del corpo realizzato in legno dalle classi terza e quarta sezione A del liceo Manuppella di Isernia. È importante l'incontro con i ragazzi, perché non tutti sanno cosa faccia il prefetto, di che cosa si occupi. Purtroppo noi spesso veniamo confusi con il magistrato, con il poliziotto. Noi non siamo magistrati, quindi non siamo inquirenti né giudicanti, non andiamo in giro con la pistola o abbiamo una divisa, non siamo poliziotti, ma siamo i più alti funzionari dello Stato, che studiano moltissimo per raggiungere l'obiettivo e studiano soprattutto il territorio. Ed è bene che i ragazzi conoscano e vedano che cosa faccia il prefetto, i sacrifici, le funzioni svolte sul territorio, e soprattutto ricordare loro che ci sono dei principi fondamentali, che sono quelli della nostra Carta Costituzionale.